The Show. L'umanità è sull'orlo del collasso. Le economie arrancano, gli idoli crollano. Anni di ricerche ci hanno permesso di scoprire le tre caratteristiche fondamentali per sopravvivere a questo nuovo medioevo: coraggio, abilità e conoscenza. Accetti la sfida? Beh, anche perché ti paghiamo cash per farlo, quindi c'è poco da fare i sostenuti. In cambio di soldi! Salve, signore! Possiamo fare un quiz? No, grazie. In cambio di soldi, signore! È un quiz. Quello che conta è che è in cambio di soldi. No. Allora ok. Va bene. Subito! Ah, venale, andiamo. Un quiz semplicissimo. Ti faremo delle domande. Potrai rispondere con vero o falso. Ad ogni risposta corretta noi ti daremo 2 euro. Il tema del quiz è... sudore. Siete preparate su questo tema? Oggi sì. Beh, diciamo, voglio dire, il clima aiuta. Prima domanda. Il sudore umano è inodore? Vero o falso? Vero. Però aspetta, siamo a un quiz. Devi usare la pulsantiera per dire la risposta, ok? Dai. Pulsantiera! Ok. Bene. Sei felice? Felicissimo. Vedo il tuo sorriso. Allora, Gabriella, no, cosa devo fare? Per dare la tua risposta dovrei mettere il tuo ditino. No, dove? Questo qua, in mezzo all'ascella. No. Sì. Dove vai? Stai qua. Ti rifacciamo la domanda, vai. Il sudore umano è inodore? Sì, vero. Prenotati. Vai, prenotati. No, no, sotto. Vai, senza paura. Oh, vediamo. Ed è la risposta esatta. Proprio brava! Così. Il sudore esce in odore, poi l'odore è causato invece dai batteri. Il corpo umano può perdere fino a 10 litri di sudore in un giorno. Vero o falso? Dito in mezzo all'ascella, grazie. No. Cos'è no. Sta roba? Dai, infila devi il dito. Devi assaporare proprio, assaporare tutte le ghiandole. Vai. Vai, Gabriella, vai. Ok. Ah, risposta esatta, brava. Un applauso a Gabriella, per favore. Brava Gabriella. I cavalli hanno le ascelle, vero o falso? È anatomica sottostante alla... vero. No, ma sì, ascolta. Beh, cos'è? Dai, il dito deve stare proprio in mezzo alle... No, su. Brava. È giusto. Brava. Gli ippopotami sudano, vero o falso? Vero. E infatti l'ippopotamo suda una sostanza di colore rosso. Potevi farti i peli, pulsantiera. Però io ho una proposta per te a questo punto. Se ti lecchi il dito ti diamo altri 20 euro. No, va bene così. Anzi, io farei così. Ti facciamo una domanda. Se azzecchi ti diamo appunto 50 euro, ma devi leccare l'ascella alla pulsantiera. Ma non lo faccio, ragazzi, non lo dai, faccio. Dai, 50. No. Ma per 50 euro qualcuno lecca l'ascella alla pulsantiera? C'è un volontario. E qui abbiamo la pulsantiera e anche l'uomo che schiaccia la pulsantiera e la concorrente, cioè uno staff incredibile. Allora, gli uomini hanno più ghiandole sudoripare delle donne. Pensaci bene, consultate. Consultatevi, ragazzi, sono in ballo la sua lingua e 50 euro. L'ormone maschile è più strong, però secondo me le ghiandole sudoripare sono uguali, quindi... Falso. Quindi, pulsantiera. Dopo il ragionamento completo e maturo, la leccata completa e matura. Allora, io controllo, Vai, tirala fuori, così. Tirala fuori, vai, così, dai. Io controllo, vai. Dai, che non vedo l'ora. Dai, un mare. Dai, ci siamo. Dai. Signori, come ti chiami? Come ti chiami? Giulio. Giulio ha guadagnato 50 euro, signori. Bravo. In 2 secondi. Ma ha perso la dignità in vabbè, quella è un'altra cosa. Guarda. Elisa, i tuoi 8 euro sono diventati 10 mentre loro si accoppiano, perché avete risposto giusto anche a questa domanda. Quindi sono 10 euro in cambio di soldi. Bravo. Il vincitore morale, fisico, l'uomo che ha sacrificato le sue papille gustative nel nome della scienza. Ti diamo un applauso. In cambio di soldi. Capo, palla. Dai, vieni a giocare, no? Vai così? Vai! Presa plastica, giochi? No. Beh, allora.
Sei bravo con le palle? Più o meno. Come più o meno? Più o meno. C'è, sì, c'è sì. Qualcuno di più bravo te, tu amici? Tu, lui è il sei il mago delle palle. Zero proprio. Ah, oh, nel senso, oh, basket. No. Come no? Sincerità prima di tutto. Dovete fare un canestro in cambio di soldi. Sei bravo? Là sì. Ah, adesso sì. Chi di voi farà canestro avrà 5 euro. Soldi facili per chi fa canestro, ma non per chi sarà il canestro. In questo momento voi dovete consultarvi e decidere chi farà il canestro. Allora facciamo, votate, le votazioni mi piacciono. Allora, chi vota per lui? Cazzo, unanimità! Ah, mi unanimità. Sa ti tocca, però la cosa bella sai qual è? Che chi fa il canestro avrà 10 euro. No, no, primo tiro libero, Giulia. Vai, no! No! Giulia! E poi sono suoi. Niente. Ma tu vuoi ucciderlo? Pure peccato, posso assicurarlo. Mi scusi, vuole provare? Se lei fa canestro, noi le diamo 5 euro. Se non lo faccio, niente, niente. Ritorna qua. Oh! Quanti anni hai, Gaetano? 83. Ah, veramente? 83 anni, canestro primo. Non come sti giovani debosciati, braccio rubato all'agricoltura. Gaetano, se li hai meritati, cosa li spenderà? Adesso vado in ferie, li spendi in ferie. Con 5 euro dove va? Va a Porto di Mare. Ma che... Sì, ma il Viagra, se no, cioè, se comunque si ma no, se no, no. Allora, Giulia. Vai. Ah! 5 euro, Giulia, incredibile. Una domanda, come state? Va abbastanza male, me lo sento salire proprio. Vabbè, adesso Giulia ti fa un massaggio, adesso vediamo le cose. No. Il cazzo, sì, no, vabbè, è una cosa così. Vai, dai, dai, dai. Oh! Oh! Hai spaccati! Ah, fa malissimo! Ragazzi, mi sa che dobbiamo chiudere tutto perché il canestro ci lascia, è lasciato. Ma ragazzi. Non ci sei? No, non ci sono. Questo è il canestro al gong era finale. Amico, cioè, quello, poi sì. La partita finisce. Ma era tuo amico, ormai non l'è più. Lo ammazzo dopo. Ah. Per Stefano che ha fatto il canestro, 10. Alessandro, Ivan e Amin, vi siete meritati questi 5 euro, soprattutto Amin che hai castrato Stefano, complimenti ancora. A Giulia 5 euro. Ma diamo i 10 euro a quello che si è meritati veramente, cioè al tuo pavimento pelvico. In cambio di soldi! Sei coraggiosa? Diciamo di sì. Assaggeresti un cibo veramente doloroso in cambio di soldi? No. Ah, giovani e belli. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Ma siete coraggiosi? Sì, dai. Sì. Ma voi assaggereste qualcosa di molto particolare, molto strano, cioè lo mettereste in bocca? Detta così è un po' brutta, però. No, 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 non è nulla di... Coraggio. In cambio di soldi mangeresti qualcosa di particolare? Sì. Il gioco è molto semplice. Ci sono 3 ciotole. Sotto ogni ciotola c'è una tipologia di peperoncino. Ok. Se tu assaggi quello che c'è sotto questa ciotola, ti diamo 5 euro. Ok, ti faccio già vedere cosa c'è. C'è il Re with Red. 5 euro, porco Diaz. Invece, per 10 euro, c'è il Trinidad Scorpion. Sotto la prima. Ad intuito, cosa ci sarà? Carolina Reaper. La morte del... La morte. Se assaggi quello, ti diamo 50 euro. Ma assaggi anche una puntina? No, devi mangiarlo tutto. Pesce. Svengo se mangio quella roba. Siccome noi non siamo perfidi fino in fondo, ti diamo una via d'uscita. Il latte, infatti, lava via dalla lingua la capsaicina. Per noi faremo partire un timer. Se tu, dopo aver mangiato il peperoncino, entro il primo minuto bevi il latte, ogni bicchierino di latte ti scaliamo 5 euro. Tu quale scegli? Quello dai 50. Allora, quale scegli? Dai, scegli tu per lui. Dai, fagli 50 euro. Dai, 50 euro. Dai, 50 euro. Dai, 50 euro. Cacchio, fai? Un entusiasmo vedo. Andata! Quale scegli? Quello da 10? Sì. Vai. Quale scegli? Penso che sceglierò quello da 5, quello piccolino. 1, 2, 3, vai. Vaggio, eh. Sì, una volta che sei. Vai, andato. È partito. Un minuto, appoggialo. Vai, vai, vai. Dove vai? È partito. Porca troia. Mastica, mastica. Inizia a piccare? Minchia. Minchia. Cosa provi, Chris? Dolore.
Gli occhi si chiudono, attenzione. Gliel'ho inghiottito. Ah, no, attenzione. Te ne accorgerai domani mattina in bagno di questa cosa, ma non preoccuparti. Sì, sì, un po' di lacrime. Bravo, non usare le mani. L'esperienza. Salvatore, ti vedo un po' agitato adesso. Dai, un altro minuto. Scusa. No, non toccarti. Non toccarti, stai qua. Un altro minuto, non toccarti gli occhi, non piangere. Mi sento terribilmente in colpa. Fortissimo. Sto molto bene. Allora, ma tu lo mandi giù? Sì. L'ha mandato giù, signori. Cominciamo ad avere le prime avvisaglie. Ma stai sudando o lacrimando? Adesso vedo. Basta, devo bere. Aspetta, manca pochissimo. 10 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai, puoi bere, bevi. Salvo, puoi bere. Un applauso. Un applauso a Salvatore, cavolo. Bevi il latte. Vai, bevi quanti ne vuoi. Giù. Funziona. Vai, giù. Ma guardate gli occhi che lacrimano di Chris. Ma fa così anche col rume pera o? Vabbè, Chris, ti sei meritato i tuoi 50 euro. Vai. Diamo a Salvatore quel che è di Salvatore. Tanto lui stava smoccolando la capsicina, giustamente. Ti sei meritato. L'hai guadagnati. Grazie. Complimenti. Ecco quanto promesso, ma la domanda è: come spenderai questa incredibile cifra? Questa incredibile cifra, ma pensavo di comprarmi una Lamborghini. Per oggi è tutto. Abbiamo regalato cash e felicità a gente che passava dalle nostre parti per caso. Ma la nostra missione non è ancora finita. Continueremo a girare la città alla ricerca di una nuova stirpe di eletti, disposta a tutto in cambio di soldi! Lasciate 150.000 like per il prossimo episodio e mi raccomando, suggeriteci nei commenti cosa la gente dovrebbe fare in cambio di soldi, che ne so, farsi la ceretta inguinale o oscillare in cambio di tot euro. Ringraziamo poi le persone che ci stanno supportando su Patreon, perché solo grazie a loro è arrivata questa nuova serie, quindi ringraziatele anche voi, perché questo è solo il primo dei nuovi format che porteremo grazie a loro. Iscrivetevi al canale cliccando qui, perché ogni mercoledì esce un esperimento sociale. Se siete arrivati fino qua, commentate con lecca l'ascella. Lecca l'ascella, lecca l'ascella.